Siamo qui oggi a vedere il campo di primo livello della Regione Emilia-Romagna. Questo è un campo di sperimentazione varietale, uno dei tre campi della Regione di sperimentazione quest'anno. Il prossimo sarà a Parma e poi a Piacenza. In questo campo abbiamo a confronto 23 varietà di pomodoro da industria, confrontate con i tre testimoni Perfect Peel, Lampo e Heinz 2206. È iniziata la raccolta ieri, quindi il 27 di luglio, con le prime varietà. In questo campo noi andiamo a valutare le nuove varietà di nuova introduzione fornite dalle ditte sementiere, appunto a confronto con i testimoni per vedere la loro adattabilità alle nostre zone e come si comportano sia a livello produttivo che a livello qualitativo e vegetativo. Le prime varietà a essere raccolte sono state Easy 22693, che ha dato dei risultati discreti sia come interessanti sia come produzione che come qualità della bacca, almeno da un punto di vista visivo, nel senso la bacca si presentava grossa, consistente e di una bella colorazione interna. Un'altra varietà interessante che è stata raccolta ieri è Fanter CRX 71056 della ditta Cora Seed, che si presentava come una bacca abbastanza grossa, di discreta pezzatura, di buona consistenza e di discreta anche produzione. Inoltre la pianta si presentava una pianta sana e con una, sembrerebbe una buona tolleranza alle fisiopatie, vedi ad esempio Pernospora. Oggi, oltre al campo di primo livello, andremo a vedere anche i campi di secondo livello. Il campo di Ravenna-Ferrara è il primo che andremo a vedere rispetto ai tre regionali, Parma-Piacenza, gli altri due. Questa tipologia di campi si differenzia da questo, in cui siamo qui davanti, in quanto le parcelle non sono più parcelline di piccole dimensioni. Sono parcelle, in questo caso, una fila lunga 8 metri, 9 metri. Ma saranno parcelle, tre file lunghe quasi 500 metri, quindi almeno 3.000 metri di terreno, in modo tale da avere delle produzioni considerevoli, in quanto verranno fatte delle valutazioni anche a livello di fabbrica, cioè il prodotto verrà conferito alla fabbrica e verranno valutati i parametri che ci restituisce la fabbrica stessa. Nel campo di secondo livello saranno confrontate 6 varietà. Rispetto a questo qui di primo livello è stato trapiantato una settimana prima, precisamente il 15 aprile, questo era il 21, si presenta però leggermente più tardivo rispetto a questo campo qui, quindi ancora ci vorranno ancora una decina di giorni prima di iniziare le raccolte nel secondo campo. Ci sono 6 varietà che non sono queste qui che stiamo vedendo nel primo livello, ma sono varietà che l'anno scorso erano nel primo livello e sono state promosse al secondo, o che erano già al secondo livello l'anno scorso e prima di consigliarle per i disciplinari di produzione integrata si è preferito rivederli un secondo anno in prova. Nel campo di secondo livello c'è sempre come testimone una varietà che è presente anche qui, che è l'Heinz 2206. In questi campi, oltre a fare valutazioni di peso, quindi ponderali, vengono anche valutati già da adesso il comportamento vegetativo della pianta stessa, sia come sviluppo che come anche sensibilità alle malattie. Qualche parcella è più sensibile alla peronospora rispetto ad altre, cioè può essere un'infestazione, un attacco un po' più sensibile di alternaria rispetto alla pseudomonas e quant'altro. Inoltre, in un secondo momento verranno anche valutate le resistenze, alcune resistenze alla sovramaturazione e alla tenuta, quindi in campo, e alla scottature e a spaccature, che sono tre fisiopatie abbastanza importanti per quanto riguarda le raccolte, vengono valutate ad una settimana dopo la che è stata effettuata la raccolta. Quindi qui, fra una settimana, delle 10 varietà che ho raccolto oggi, dovrò ritornare in campo per valutare questi tre parametri importanti per l'industria, in quanto sono
sfavorevoli per l'industria stessa. I risultati finali, quindi sia i risultati di produzione che qualitativi, perché sul raccolto vengono fatte analisi qualitative da laboratorio, e sui risultati visivi, entro il mese di settembre verrà svolto, verrà fatto un convegno in cui verranno distribuiti questi risultati e divulgati sia alle industrie che alle ditte che al pubblico.